Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati con il terzo tutorial per Farming Simulator 19. Oggi andremo a vedere gli ultimi due tutorial e dopo possiamo partire con le cose serie. Nel frattempo, dopo aver diciamo fatto i tutorial le scorse volte, possiamo vedere che ogni volta che arrivate su un campo vi dà delle informazioni. Quindi è mio, campo mio, tipo di prodotto che è stato fatto, l'orzo è stato mietuto. Fertilizzato 0%, erbaccia 0%, arature richiesta, calce viva richiesta. Questo perché sicuramente dopo i tre raccolti che sono stati fatti, quindi è necessaria l'aratura e di conseguenza è necessaria anche spargere la calce. Bene, possiamo vedere le strane andane di paglia, le maree che sono state fatte proprio così a triangolo spigolo vivo. E non so se siano perché, diciamo, essendo un tutorial, sono state posizionate, diciamo, o se effettivamente quando trebbiamo poi vengono così a spigolo vivo. Comunque, vabbè, vedremo eventualmente se risolvono i problemi. Oh, bene, finalmente Fennec 724 per la felicità di Christian che guarderà questo video alle 3 di mattina finché sta facendo colazione. Ovviamente non necessita di zavorra, ruote larghe perché appunto. Oh, bene, allora piego, dispiega, accendi, spegni, solleva e abbassa. Quindi fino a qua ci siamo. Qui sì, dovremmo riuscire a notare anche la crociera del Gardano che gira. Crociera, quello che è. Apriamo, oh, imballatrice quadra, quindi molto molto buono. Eccolo qua, bello questa, anche il movimento del pistone interno, si nota anche la biella addirittura da dietro. Guarda che animazione, guarda dove vado a farvi vedere io le animazioni della presa, il Gardano. Allora ho qua che, ah, l'altro Gardano, guarda dove lo hanno messo, anche altri leveraggi. Allora, ci sono portelloni che si aprono che non conosco, attiva, disattiva, suona il clacson, no, ma se io scendo, rimane, si spegne tutto. Comunque, bene, hanno aggiunto delle belle animazioni. Allora, vediamo di abbassare il pick-up e iniziare a imballare. Ovviamente il pistone spinge la balla attraverso gli spaghi e quando arriva a un certo punto gli spaghi vengono legati tramite dei movimenti, diciamo, difficili da spiegare. E così appunto esce la balla quadra. Ehi, sterzo che non si gira da solo, devo finire di sistemare qua qualche comando. 10 km orari. Oh, ecco qui l'interno del trattore. Niente, non ci sono giri. Oh, animazione dei pedali. Animazione del freno. Bene, bene, bene. Abbiamo anche freccia. Dovremmo avere la retroilluminazione. Vedete anche della plancia, di molte cose. Niente luce interno cabina. Bene, intanto ho preso l'occasione per farvi vedere qualcosina di bello. Sempre le erbacce, piantine varie che e via con l'imballatura. Ruote già sporche, veramente muy muy rapido il dirt. Vediamo se funzionano anche le quattro frecce. Ottimo, freccia di sinistra, freccia di destra, quattro frecce, cinque frecce. Dovrebbero andare molto bene anche gli specchietti retrovisori, li ho attivati tutti quanti, diciamo tramite le impostazioni della grafica, potete attivarli da lì. Dai che abbiamo quasi finito. Eh sì,
È tanto che non gioco con la tastiera, ragazzi, giocavo bene col volante, ma devo settare esattamente. Ci sono tutti i tasti da settare. Ora devi sollevare le balle di fieno. Ah, vabbè, caricarle sull'autocaricante. JCB. Semplicemente qui basterà avvicinarsi, non distruggere. Praticamente è il solito autocaricante. Qui ragazzi niente di nuovo, che dato c'era la possibilità. Sentite tutti i sound, le animazioni del anche tutti i tubi al suo posto, tutti i ganci, tutte le cose fatte nel giusto modo. D'accordo, per ora può bastare. Raggiungi il luogo indicato sulla mappa per vendere le balle di fieno. Dovrai premere il comando di scaricamento. Va bene, scarica. Ok. Beh, intanto tiro sull'ultima balla, sinceramente. Ok. Detto questo, premiamo B, ripieghiamo il tutto. Beh, è praticamente qui dietro l'angolo, come vedete, a fianco al fienile. Adesso questo qua si dovrebbe mettere in piedi. Ah, abbiamo doppio anche ruote sterzanti. Ehi, bello. Cosa abbiamo? Left control Y per la modalità di sterzo, come un trattore normale. Bene, scarica balle. Ovviamente le porta verso il retro, dopo eleva praticamente il tutto. Ottimo, e anche questo è fatto. Ora, dato ci manca l'ultimo, e dopo possiamo veramente partire a pieno con il gioco. Perciò diamo un'occhiata alla civicoltura, vediamo se hanno aggiunto animazioni, se hanno aggiunto delle belle cose. Impara a piantare alberi, a battere alberi e trasportare e vendere legna. Muy muy bien. Questo qui potrebbe essere una cosa molto... Allora, Valtra. Allora, carichiamo... Fare i piccioni sul campo... Allora, bene, caricato il pallet. Beh, adesso qua piantiamo gli alberi qua dritti. E via. Un alberello alla volta. Una volta dice, ah no, beh, sempre lavorato così. Dopo ci sarebbe anche delle misure forse da settare. Via piccioni. Ecco. Senti che musichetta. Esus 2A, motosega e raccogli legna. Iniziamo con la motosega. Oh, ok. Che razza è motosega, sì. Oh, hanno aggiunto anche la rotazione opposta, finalmente. Solo una. Bene. Allora, vediamo di avvicinarci. Dobbiamo fare anche la pecca, no? Spero. Allora, più basso possibile. E via. Bene. Non hai accesso a questo terreno. Mamma mia, non devo accedere al terreno. Lo voglio bruscare. Mamma mia, pazienza. Io broccolare l'albero qua. Anche qui non hanno aggiunto niente di nuovo, però
La cosa bella è che mi sembra sia più molto più veloce. Bene, io adesso dovrei tagliare a fettine l'albero per poterlo portare via. Sì, i pezzi di legno più leggeri possono essere rimossi a mano. Una volta sollevato puoi ruotarlo. Afferra un ciocco e mettilo nel tuo camion. Sì, lasciami tagliare un pezzettino piccolo e così siamo a posto. Ecco, questo campo. Ma se sono fuori dal mio campo non posso. Ah, ma non ce la faccio. No, devo tagliare un pezzettino più piccolo. Questo sì ce la faccio. Ah, una cosa bella, finalmente l'uomo non perde più i pezzi per strada. Prima camminavi un attimo e poi devi subito là. Proviamo a raccogliere legna. Ai, adesso ragazzi, qua con i tasti è un macello. Allora, oh, qui si tratta di posizionare correttamente l'attrezzo. Oh yeah, aspetta che indietreggiamo, che sennò per strada sti qua rompono le scatole. Allora vediamo di fare pezzi alquanto decenti, se c'è la misura. Allora, un metro no, facciamo 5 metri, dai, almeno una misura. E via. Mi sembra abbiano aggiunto dei buoni sound. Ottimo. Adesso vediamo di raccogliere la legna. Ci mettiamo abbastanza vicini. Mai utilizzato questo attrezzo. Sempre utilizzato caricatori frontali in maniera molto molto aggressiva. Con questi attrezzi proprio. Direi che non è proprio preso tanto al centro questo rametto. Ok. Mamma, si imbarca tutto. Piano qua, piano. Vai tranquillo. Vai tranquillo, perché queste cosucce qua. Bene, ruotiamo, abbassiamo. Là. Ottimo. Andiamo di prendere anche. Ci sono un po' imbranato, con sti caricatori qua. Cioè, facciamo un doppio carico. Dai. Mamma. Aspetta che accorciamo il braccio, che così abbiamo più forza di.
siamo un po' al limite come forza di carico. Comunque si comanda tutto con il mouse. Oh, non abbiamo ancora finito. Ah, basta adesso. Adesso mi sembra da portare a vendere. C'era, no, non c'era niente da vendere. Bisogna caricare anche questo allora. Là. Via. Muy muy rapidi. Ehi, no, troppo rapido. Piano 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 piano. Ok. Che altri progressi devo fare? Devo abbattere. Porco, forse devo abbattere tutti gli alberi qua. 1, 2, 3, 4 alberi. Che ho piantato. Ah, questi qua sono gli alberelli che ho piantato io alla fine. Vediamo cosa c'è da fare. Praticamente, con il braccio afferra un clocco di legno e siamo sui rimorchi. Una volta finito, dirigiti verso il punto di vendita della legna segnato sulla mappa. Ok, allora bisogna a trasportare il tutto. Questo qui lo appoggiamo qui così. Sulla mappa, vendita del legname, montare se carichi, segheria, è qua vicino praticamente. Sempre giro fari. Oh, si muove bene anche il trattore nel terreno. Così impariamo anche dove sono le varie cose. Allora, vediamo dove dobbiamo scaricare le cose. Oh, ecco qui. Penso qui, ragazzi, dato che c'è questo punto indicativo. In teoria, se ci andiamo sopra, dovremmo riuscire a leggere qualcosa. Niente, caos. Vabbè, scarichiamo. Beh, per scaricare magari facciamo anche presto. Sempre se acquista, poi magari scarichiamo per niente. Via, scarica tutto, hopla. Là. Beh, dovremmo esserci presso poco, però secondo me a livello di tutorial l'idea è che non ci siamo mica tanto, sapete, ragazzi, l'idea qua secondo me manca per venderlo. Bene, bastava premere R sopra praticamente al bollino giallo. Bene, ultimato anche questo qui. Abbiamo così fatto un giretto di tutto quanto. Vabbè ragazzi, i tutorial sono terminati. A parte, vabbè, aratura e coltivazione, che insomma non penso che necessiti fare quel tipo di tutorial. Ci vediamo nel prossimo video, dove andremo a vedere i tre tipi di modalità di gioco del gioco, e dopo inizieremo magari a far vedere uno di questi. Vi farò magari qualche tutorial su come modificare i soldi del gioco, così magari andiamo anche a vedere tre tipologie e vedremo poi il test map, test dei mezzi nuovi. Già abbiamo visto molto con questi tutorial. E bene, detto questo, vi saluto, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.